ci ritroviamo. E rieccoci qua. Lo scorso anno avevo esordito con Finalmente Sanremo. Ci hai preso un po' gusto. Sì, perché in realtà è stata una settimana pienissima di cose, ma è durata veramente poco, quindi ho pensato, devo tornarci. E ho scritto questa canzone e Sanremo è stata una conseguenza, cioè quando l'ho quasi finita ho sentito, mi sono sentito in dovere di portarla di nuovo su quel palco. E Sanremo è Sanremo, sarà un viaggio che mi porterò nel cuore sempre, anche quest'anno, perché l'anno scorso mi ha cambiato la vita e sono sicuro che lo farà anche quest'anno, in qualsiasi modo. Forse se Supereroi era un brano con un racconto da condividere, condivisibile, questo Dueltalene è proprio un brano collettivo. È un racconto collettivo, cioè tutto quello che mi ha lasciato, che mi hanno lasciato addosso le storie di queste persone che ho incontrato, che ho conosciuto ai live, che mi hanno scritto su Instagram, le lettere, in qualsiasi modo. È l'eredità di Supereroi stessa, cioè Supereroi mi ha donato questo, la mia vittoria è questo, cioè il fatto che un sacco di persone sono arrivate a confidarsi con me, con Mattia, un perfetto sconosciuto, perché io non è che conoscessi personalmente tutta questa gente. È stata la magia più grande. Nel 2023 diciamo che tra i big sei stato per molti una sorpresa come nome. Quest'anno torni, cioè, dalla porta principale, no? Quindi come ti fa sentire questo, questa che è un'altra eredità di Supereroi? Ma ti posso dire la verità, io mi sento come l'anno scorso, cioè non, entro sempre dal retro, perché sto facendo per la seconda volta un percorso parallelo. Io come l'anno scorso non vado per gareggiare o combattere con gli altri, vado per portare un messaggio, per portare quello che amo e farlo nel modo in cui lo amo fare. Quindi in realtà entrerò sempre dalla porta sul retro, non dalla porta principale. Senti, in termini di performance, un brano che ha questo tipo di coinvolgimento emotivo, c'è qualcosa che temi, qualcosa che... Allora, credo che la sfida più grande per me sul palco sarà cercare di mantenere e contenere le emozioni, perché anche quando ne parlo, sia nelle interviste, che sia anche quando racconto questa canzone, arrivo a un bug dove faccio poi un po' fatica a raccontarla, quindi la difficoltà più grande sarà quella, quindi mantenere la calma in un momento così di pressione come Sanremo. Poi e c'è già un album pronto, mi pare di capire, cosa puoi... 1 marzo, posso dire la data ma non ancora il titolo. È un viaggio che è cominciato da Supereroi, che si concluderà con Dueltalene. Sono contentissimo perché ho sperimentato molto, mantenendo sempre poi la mia penna, ma ho cercato di raccontare di raccontare varie sfumature di tutto questo periodo incredibile che ho poi vissuto.